Presidente Bellantonio, siamo arrivati alla quarta edizione di Infiorata di Taurianova, ecco, un grande successo ancora una volta. Ecco, dopo l'esperienza di Noto, siamo stati anche noi a Noto, anche il sindaco di Noto parlava di questa Infiorata, quindi un orgoglio per Taurianova. Certo, sì, un orgoglio per Taurianova perché continua questa stretta collaborazione con Noto e con l'associazione Petale d'Arte, che il cui rappresentante Luigi Pentaldi è il nostro direttore artistico, quindi non potevamo non continuare in questo tipo di attività che ci consente di svolgere quello che è l'obiettivo statutario della nostra associazione, quello della promozione del nostro territorio. L'Infiorata ormai è una manifestazione consolidata, riesce a coinvolgere la regione in termini di visitatori, quindi i numeri ci sono tutti. Quest'anno abbiamo deciso di continuare in quello che è il nostro impegno per il territorio, quindi dedicandola allo scrittore Corrado Alvaro, che è uno che è il maggiore esponente della nostra Calabria. Noi siamo tra l'altro fortunati perché, come amministrazione intendo, ma anche come comunità, come città, perché abbiamo la fortuna di avere tante associazioni che ad oggi organizzano appunto delle iniziative che si può dire ormai storicizzate. Penso a questa che abbiamo fatto la conferenza stampa oggi, quindi all'Infiorata, penso ai Madonnari ad agosto, penso allo Street Food, Musica Sott'olio, a 4-5 iniziative che comunque ormai sono storicizzate a tutti gli effetti. Tant'è vero che noi quest'anno abbiamo deciso lanciare un hashtag, che è questo che voi vedete, che è Estate a Taurianova 2019, dove appunto racchiudiamo queste iniziative storicizzate e quindi anche un'unione tra di loro, tra cooperazione tra le associazioni, tra gli eventi, è un modo anche nostro per uscire fuori dalla nostra città e pubblicizzare insieme tutte le iniziative appunto fuori dai confini appunto taurianovesi. Come ormai è consuetudine, partiremo giorno 6 pomeriggio con l'ospedalamento dei fiori insieme alle tante altre associazioni di Taurianova che ci daranno una mano a spedalare oltre 100.000 fiori, a parte poi colorare il sale e tutti gli altri materiali. Poi il venerdì, che quest'anno abbiamo inserito la notte bianca, quindi oltre al posizionamento dei fiori del pomeriggio e alla realizzazione, diciamo la partenza e la realizzazione dell'Infiorata, ci sarà anche la notte bianca quest'anno. Una cosa che ci siamo inventati un po' con i commercianti di Taurianova per rendere ancora più viva la manifestazione, ma per rendere ancora più viva sicuramente anche la città. E proprio in questa occasione abbiamo avuto l'idea, di insieme alla nuova associazione che è nata a Taurianova, la L063, di organizzare per la sera di venerdì, proprio per la prima serata dell'Infiorata, un assaggio della struncatura, un nostro piatto tipico locale che sicuramente inizierà i palati dei tanti che già il venerdì sera arriveranno a Taurianova. Poi il sabato avremo la mattina un concerto dei Flauti Dolci, che sarà eseguito dai ragazzi della scuola Monteleone Pascoli. Poi nel pomeriggio ci sarà un convegno su Corrado Alvaro, la sera poi il famoso taglio del nastro dell'Infiorata, quindi l'inaugurazione dell'Infiorata. Dopodiché ci saranno uno spettacolo in Villa Comunale, che sempre eseguito dai ragazzi della Monteleone Pascoli, che sarà il concerto di fine anno, che ormai è arrivato alla quinta o sesta edizione, abbastanza importante, ormai riveste anche un carattere importantissimo nel panorama musicale, ma soprattutto quello dei ragazzi delle scuole, che è giusto dare un riconoscimento al loro impegno. E quindi abbiamo realizzato per il secondo anno consecutivo questa iniziativa del concerto di fine anno. Domenica mattina avremo uno spettacolo per i bambini in Piazza Italia, dopodiché alle 11 la sfilata della fanfara dei bersaglieri di Reggio Calabria. Nel pomeriggio avremo uno spettacolo realizzato dalla Pentathlon Palestra, Palestra a cielo aperto, credo che si chiami, in questo momento non ricordo tutto a memoria, però credo che si chiami così, è uno spettacolo organizzato dalla Palestra Pentathlon. Dopo lo spettacolo ci sarà, della palestra ci sarà Bianche Presenze, uno spettacolo dell'Accademia Creativa di Città di Castello. È uno spettacolo offerto dall'amministrazione comunale, che già quell'anno scorso abbiamo avuto ospiti a Taurianova che ci hanno veramente divertito con Alice in the Wonderland. Quest'anno presenteranno uno spettacolo che si chiama Bianche Presenze, sempre uno spettacolo itinerante con un finale in Piazza Italia molto bello. Avremo poi la chiusura della manifestazione con lo spallamento dell'Infiorata
che è la corsa dei bambini sui bozzetti, poi le fontane danzanti, i fuochi pirotecnici, e mi sono dimenticato, notte di venerdì ci saranno i balli caraibici, la prima sera andremo avanti tutta la notte con dei balli caraibici e musica. Quindi una tre giornate ricche di grande spettacolo, cultura e soprattutto grande divertimento per tutti.